Ciao ragazzi, io sono Nex e bentornati sul canale. Oggi ragazzi siamo assieme in un episodio delle Dream Chest a ottenere il posto in leaderboard, che appunto varrà una stagione di Clash intera. Quindi raga, supportate i partecipanti di quest'oggi con un bel mi piace, un bel pollice di supporto e soprattutto commentatemi sotto con castagne, perché quest'oggi si daranno delle castagne a colpi di bauli. E detto questo, prima di partire col video, volevo unicamente scusare chi non sarò riuscito a contattare per questa Dream Chest, anche perché purtroppo ho cercato di contattare i primi che mi hanno scritto e in base insomma a chi mi rispondeva prima o meno siamo riusciti a crearci la squadra. E il nostro primo partecipante sarà Thanatos, baule da 4956 trofei, quindi complimentoni a lui. Ma partiamo ad aprirlo. Ah, per chi non lo sapesse vi spiego un po' come funziona questa Dream Chest. Voterete qua sopra nel sondaggio, non in base alle carte più utilizzate, ma in base proprio alle vostre preferenze, a quale tra questi bauli costruibili vi sarebbe piaciuto trovare. Intanto abbiamo scorso tutte le comuni, in questo caso gli prendo gli scaricangheri che possono sempre tornare utile. Vediamo ragazzi, perfetto. E quale leggendaria esce? Gli prendo il cacciatore, perché ragazzi il cacciatore legna come un fabbro. E lo credo bene. Vediamo come leggendaria cosa ci trova. E attenzione ragazzi, abbiamo come due leggendarie. Ragazzi, principessa e strega notturna, veramente molto molto bene, un'ottima scelta. Ma penso di prendere ragazzi la strega notturna, dato che lui utilizza un deck golem e sarebbe molto più probabile per lui utilizzare questa carta, che è appunto la stessa principessa. Facciamo un riepilogo carte. Ragazzi, questo è il primo baule. Vi ricordo che alla fine vi metterò tutte quante le scelte, quindi non solo quelle che ha scelto lui, ma esattamente tutte quelle che abbiamo trovato in questo spacchettamento. Ed eccoci sul secondo account, un baule da 4054 trofei del nostro Gianmarco, e vedremo se sarà più o meno fortunato del nostro Thanatos. Ragazzi, sbattiamoci il grugno e appunto si sbatte fuori a parte l'elemosina come seconda carta. Abbiamo ragazzi cannone o tartari. Gli prendo il cannone come un vero drogato e passiamo alla seconda scelta, che ragazzi carta epica, cannone a rotelle contro tornado. Raga, gli prendo il tornado perché ce l'ha più livellato e appunto adesso può già farlo di livello 5. Successivamente abbiamo ragazzi fireball e namecciano cannuccia. Raga, prendiamo la fireball, ma raga tanta roba, tornado e fireball in un solo baule. Chiudiamo questo baule ragazzi, peccato che non trova leggendario. Abbiamo la furia o la gelo. Ragazzi, io gli prendo la gelo proprio, non perché odio la furia, ma perché sinceramente ha la stessa utilità che l'acqua nel camino, o meglio non la usa, quindi ragazzi dei due prendiamogli la frizz, che è un pochino più cancerogena e quindi non può farci altro che bene. Ed eccoci sull'account di Fiore. Lui è un baule da 4334 coppe, ma raga dobbiamo fortemente spaccare questa Dream Chest. E avanti baule costruibile, dammi fuori, io parto un culo di monete. Prossima scelta ragazzi, le nostre rape contro lo spiritello. Prendiamo le rape che ce le ha leggermente più livellate, quindi magari in un futuro possono fargli comodo. Prossima scelta abbiamo ragazzi barbascabbia contro il ronco in barriera. Ragazzi, prendiamo il ronco in barrique perché ha un certo tipo di lavorazione e quindi vediamo di premiare il lavoro artigianale. Prossima scelta, ragazzi, mi scelto un buco di cazzate. Gli prendo l'estrattore di Elisir che ce l'ha più livellato della Tombstone, che immagino non usi. Chiudiamo questo volo, ma raga, neanche oggi, ma cos'è? Raga, neanche la leggendaria, che sfiga. Comunque, abbiamo l'arco X e la furia. Prendiamogli subito l'arco X, il nostro balestrone. E anche poi chiudiamo questo spacchettamento, ragazzi. Quest'oggi ci deve essere l'epidemia anti-leggendarie. O che il giardiniere Willy è dato il diserbante, o che sinceramente non lo so. Ok, eccoci sull'account di Minia e vediamo se almeno lui sarà un po' più fortunato. Un baule di Lega 4 da 5078 coppe, quindi veramente tanta roba. E vediamo stavolta di non farci tradire male. Andiamo con la loro scelta, ragazzi. Abbiamo il pene d'acciaio contro Gargamella. Ragazzi, gli prendo il pene d'acciaio perché magari gli fa più comodo, insomma, magari anche contro la vecchiaia. Ragazzi, un pene d'acciaio è sempre duro. Seconda scelta, ragazzi, è veramente orribile. Gli prendo l'orda di rape perché ne ha leggermente meno, anche se non penso lo utilizzerà mai. Passiamo con la prossima carta, ragazzi. Abbiamo Namecciano Cannuccia e il Rocket. Gli prendo il Rocket perché è un pochino più cancerogeno. E noi quest'oggi vogliamo trovare appunto carte cancerogene che possono spaccare i culi. Prossima ancora abbiamo, ragazzi, la Mega Rapa e gli Scaricancri. Ragazzi, io gli prendo il Mega Rapone perché A, lo può donare, B, ragazzi, è una gran carta. A me il Mega Sgarro piace, grosso, cattivo, che fa del male, e quindi lo prendiamo. Chiudiamo questo baule, ragazzi, ma c'è un baule di Lega 4 che non mi trova la leggendaria. È come andare da poltrone e sofà la domenica e non trovare i saldi. Cioè, ragazzi, una cosa è inverosimile. Sì che non è buona. Baule, madonna, un baule di Lega 4 che non trova la leggendaria, ragazzi. Cosa succede? Veramente sfiga assurda. Che purtroppo fa scivolare il nostro mini all'ultimo, dandogli addirittura 3 skip di rare. Penso che non mi sia mai capitato di fare 3 skip di rare in un costruibile. Veramente una cosa allucinogena. Neanche allucinante, allucinogena. Proprio più dannosa dei funghetti. Mai dannosa quanto la tecnologia. Oh, che cos'è l'ultimo
baule, ragazzi, siamo sull'account di Skanda Junior e abbiamo la bellezza di un baule da 4923 coppe. E apriamolo, ragazzi, dai così, dai cattivi, che se non trovo neanche leggendaria stavolta, ragazzi, vi giuro che sbrocco male, prima scelta, estrattore di elisir o golem di ghiaccio. Gli prendo, ragazzi, il golem di ghiaccio, che magari avendo un deck con l'ombra gli può essere più utile. Prossima scelta, ragazzi, abbiamo la Tesla contro le frecce, alias elettrostimolatore di Zio Fester, per chi si ricorda, e gli spiedini, ragazzi, che contro un avversario vegano possono veramente fare la differenza. Prossima carta abbiamo, ragazzi, la palestra dei navecciani da fitness e il brodo, ragazzi. Gli prendo la capanna perché sta diventando veramente un cosa di allucinante. Ultima scelta, ragazzi, abbiamo... Ah no, non è l'ultima scelta, meno male che stavolta la leggendaria ce l'abbiamo, ragazzi. Pallone o veleno. Prendiamogli il reflusso gastrointestinale di Zio Fester. Finalmente una carta leggendaria. Dammi la differenza, fammi la differenza, fammela sta differenza, ragazzi. Queste sono le scelte che, o meglio, non mi piacciono perché non so cosa diavolo scegliergli. Ragazzi, fantasma o stregone elettrico? Se fossi sul mio account mi sparerei letteralmente in testa. Ma dato che comunque nel suo deck non utilizza lo stregone elettrico, io spero non mi uccida se gli prenderò il fantasma royale, ragazzi. Gli piglio il fantasma così può farlo di livello 2 ed essendo una carta piuttosto raschi a cojones, penso non gli possa fare neanche troppo schifo. Ricapitoliamo e ragazzi, questo era l'ultimo baule di questa Dream Chest. Ma adesso non scappate perché c'è il riepilogo di tutte le carte trovate quest'oggi per appunto consentirvi di votare. Mi raccomando, ragazzi, posso mandare il sondaggio, votate qual è stato il vostro preferito. Ma detto questo, andiamo subito a vedere i riepiloghi carte, perché appunto il primo è stato quello del nostro Thanatos e qui troviamo tutta la lista delle carte che ha trovato, ragazzi. Se pensate che lui meriti di vincere questa Dream Chest, votate il suo nome. Il secondo è il nostro Gianmarco, che ha trovato appunto questa lista qui di fianco. Casomai li metto di qua e dico di qua, ma fa lo stesso. Comunque, se pensate che magari lui meriti più di Thanatos di vincere, votate lui. Il prossimo, ragazzi, il nostro Fiore ha trovato questo riepilogo carte. Appunto, se anche voi pensate che lui debba vincere questa Dream Chest, date lui il vostro voto. Il prossimo, raga, è quello di Minya, esattamente questo. Se pensate che appunto lui debba vincere questa Dream Chest, premete come se non ci fosse un domani. Ma passiamo all'ultimo spaccatamento, ovvero quello di Skanda, che appunto ha trovato questo riepilogo carte. Io con ciò vi saluto, spero il video vi sia piaciuto. Se così fosse, vi do sempre comunque lasciare un pollice e un commentino. Se vi va, iscrivetevi al canale, che non fa mai male. E detto questo, io vi saluto, che dire, vi da Max è tutto. Bella lega!